Non si può dire di avere visione se non si ha anche la capacità di insistere in quella visione. Io mi sono studiato un po' tutti i talenti in generale, ma i grandi campioni sportivi, eccetera, e c'è una cosa che li accomuna tutti, che è l'impegno. Per noi la fiducia è individuare il talento senza pensare che quello sia un rischio. E così abbiamo scelto tutte le persone che lavorano con noi. Noi non avevamo esperienza, avevamo una grande idea, pensavamo che il packaging potesse parlare. La prima collection digitale che è stata fatta in Europa, non c'era nessun caso in Europa, è una collection che arrivò al 12,5% di redemption, cioè un successo pazzesco. Abbiamo vinto i Loyalty Awards con Pandistelle, nel 2014 abbiamo vinto i Loyalty Awards di Londra con San Montana. Che cosa sono stati questi 10 anni? Sono stati 10 anni in cui Advise ha voluto osare, in cui ha voluto sfidare il mercato spesso. Con Advise negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato per ottenere una sempre maggior conoscenza dei comportamenti della nostra clientela. L'approccio data driven trova oggi un'applicazione sempre più pratica. Abbiamo investito tempo, passione, tutto quello che potevamo nel corso di questi anni. Nel giro di 2 anni prevediamo di arrivare a più di 6 milioni di fatturato e inserire altre 11 persone. Noi stiamo vivendo adesso la digital transformation. Siamo nella quarta rivoluzione industriale. I target anagrafici hanno un valore relativo. Ormai bisogna riuscire a capire che cosa c'è all'interno di questi target anagrafici, di agire in tempo reale e di fornire delle soluzioni personalizzate. Vedere articoli di giornale che parlano della nostra esperienza in Colombia, no? Quindi il marketing dei comportamenti e la conquista di Peru e Colombia. Circus Grey è la più grande agenzia Sud America, quindi questo è il modo con cui loro dicono: noi facciamo comunicazione, agganciamo il consumatore, ma loro lo conoscono e poi fanno le cose che convertono in vendita, no? Il CEO di Grey Perù, di Circus Grey, ci disse: è un'arma micidiale, vogliamo averla anche noi. Abbiamo stretto una partnership strategica sia con Grey Perù che con Grey Colombia. Il CEO di Grey Colombia disse: questa roba è una bomba, preferisco averla in mano io che i miei competitors. In Latin America è un continente enorme che ha stretto trattati di libero commercio dentro Latin America e con tutto il mondo, e fa sì che questo sia un mercato gigantesco e estremamente attraente. Il tasso di velocità della digitalizzazione e dell'innovazione in Latin America è spaventosamente più alto rispetto all'Italia e all'Europa. Questo è uno dei motivi per cui siamo in Latin America. La scelta è nata da questo motivo qui, fondamentalmente, perché il consumatore è pronto, ma le imprese non lo sono. Perché avrà successo questa iniziativa? Avrà successo perché l'incubatore Advise Lab ha alle spalle un'azienda con una base di clienti, avrà delle competenze che coprono tutti gli ambiti. Questo è l'accordo che noi abbiamo firmato con Quattro Ruote, abbiamo costituito una NewCo con loro, vogliamo cambiare con loro il mondo dell'automotive. Visione, fiducia e talento sono il segnale, credo, del successo di qualsiasi tipo di azienda. La visione è come l'orizzonte, vai avanti di un passo e si allontana di un passo, vai avanti di 10 passi e si allontana di 10 passi, vai avanti di 100 passi e si allontana di 100 passi. Dice: allora a cosa serve andare avanti?